Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Stiamo vivendo questa bellissima celebrazione liturgica che, come sappiamo, abbiamo già accennato ieri, non è una messa, questa è un'azione liturgica diversa dalla Santa Messa. Il motivo è molto semplice, perché oggi la Chiesa contempla l'unica grande messa celebrata. La messa non è altro che la ripresentazione incruenta dello stesso sacrificio della croce. Oggi la Chiesa contempla il sacrificio cruento che Gesù ha subito volontariamente, come vedremo, sulla croce, per la nostra salvezza. Da quello che è successo oggi tutte le messe dipendono. Dipende l'ultima cena, che è stata un'anticipazione di quello che sarebbe successo il giorno dopo, che abbiamo celebrato ieri, tutte le messe che celebriamo. Ecco perché oggi e poi domani, c'è il silenzio della Chiesa per la morte di Gesù, per antichissima tradizione la Chiesa non celebra nemmeno per i funerali. Se muore qualcuno in questi giorni, le esequie vengono fatte attraverso una forma di un rito esequiale, senza però la celebrazione della messa, per questo motivo. Questa splendida celebrazione è divisa in tre parti. La prima che stiamo vivendo è la liturgia della parola con la lettura della Passione secondo Giovanni e soprattutto del quarto canto del servo di Yahweh. Chi ha seguito la settimana santa ricorderà lunedì santo il primo canto del servo di Yahweh, martedì santo il secondo, il mercoledì santo il terzo canto del servo di Yahweh. Ieri c'è stata una celebrazione distinta per commemorare appunto l'ultima cena. Oggi il quarto, che è quello più esplicito, quello proprio che spiega il senso del sacrificio di Gesù. La liturgia della parola prosegue poi nella preghiera universale, il giorno in cui la Chiesa, in forza della morte di Cristo avvenuta per salvare tutti gli uomini di ogni tempo, di ogni razza, di ogni lingua, di ogni nazione, eleva al Padre quella che si chiama una preghiera universale. Sono 10 intenzioni di preghiera con l'intenzione appunto di abbracciare e portare tutto il mondo alla misericordia del Padre. La seconda parte sarà l'intonizzazione della croce e il gesto dell'adorazione della croce, e infine la terza e ultima parte sarà la distribuzione della Santa Comunione dalle ostie consacrate il giorno precedente. La celebrazione inizia, come avete visto, nel più assoluto silenzio. Il sacerdote entra, si prostra, fa subito la preghiera e si chiude in silenzio. Quindi è una celebrazione stupenda. Il profeta Isaia, il quarto canto del servo di Yahweh, ci ha spiegato il senso di quello che è successo. È un brano, sarebbe da visitare parola per parola, ne prendiamo qualche straccio. Egli si è caricato delle nostre sofferenze e si è addossato i nostri dolori. Gesù ha sofferto non per causa sua, ma per causa nostra. Io mi permetto di riprendere alcuni passaggi profetizzati dal profeta Isaia con cui abbiamo meditato questa notte, no? Non apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, il nostro splendore per poterci piacere, disprezzato, rieto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Proprio questa notte abbiamo esplicitamente letto queste parole, no? Pronunciate da Gesù, riferite a se stesso. Guardatemi bene sotto questa pioggia di flagelli, il mio corpo denudato delle sue vesti e delle sue carni, orribile a vedersi, uno dinanzi al quale ci si copre la faccia, dice Isaia, che incute timore, spavento, riverenza. Se avessimo visto Gesù come era ridotto quando era in croce, lui che è più bello della figlia di uomo, si era preso un colpo a tutti quanti, era irriconoscibile. E come mai, attenzione, il mio corpo è il vero ritratto dell'uomo che commette il peccato. Queste parole dovremmo scriverle e metterle dinanzi ad ogni crocifisso, e ogni volta che lo guardiamo ricordare: il mio corpo ridotto in questo modo è il vero ritratto dell'uomo che commette il peccato. Prosegue Gesù: il peccato lo deforma, e mentre l'uomo di per sé è la più bella creatura che uscirà dalle mie mani, si renderà più brutta e fa schifo il ribrezzo. Siamo noi rappresentati nel corpo piegato di Gesù, l'uomo peccatore. Io ero il più bello degli uomini, e per ritornare la bellezza all'uomo, sempre Isaia, no? Tanto l'ha assicurato per essere l'uomo, il suo aspetto è diversa, la sua forma dei figli dell'uomo,
non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Io ero il più bello degli uomini, ma per ritornare alla bellezza degli uomini posso dire che la mia umanità prese la forma la più brutta. Guardatemi come sono orrido. Il peccato non solo toglie la bellezza, ma forma piaghe profonde, marciose e cancrenose, che strappano all'uomo la nobiltà della sua origine. Questo è il senso di quello che Gesù ha sofferto. La passione secondo Giovanni, seguendo un po' lo stile che abbiamo seguito anche domenica scorsa, su quali caratteristiche insiste San Giovanni? San Giovanni insiste su una cosa molto semplice. La passione è stato un atto avvenuto non soltanto sotto il pieno controllo di Dio e della divinità, ma per divina volontà, nel senso, Dio non avrebbe mai voluto che l'uomo soffrisse. Abbiamo sentito la sofferenza della donna al mondo a causa del peccato dell'uomo. L'unico modo per uscirne era che Dio fatto uomo, più bello dei figli degli uomini, diventasse il più brutto di tutti, per prendere su di sé tutto il male generato dal peccato dell'uomo. Questa operazione è stata un'operazione completamente divina. Allora, San Giovanni, abbiamo visto come inizia la passione di San Giovanni, vanno a catturarlo, c'è chi cercate, sono io, tutti giù per terra, si dice quando eravamo bambini, e sono veramente, perché tutti giù per terra? Perché sono io sono, è il nome che io ricordo sempre, ricordate l'Antico Testamento, io sono quello che sono, cioè cosa sta dicendo Gesù? Voi non mi venite a catturare, perché se io volessi vi fulmino a tutti quanti. Io mi consegno volontariamente nelle vostre mani, e mi consegno volontariamente perché è arrivata l'ora, tutto il Vangelo di Giovanni è impostato su questo, decisa dal Padre per la vostra salvezza. In questo momento il Padre vuole che io sia ucciso. Io liberamente accetto di fare quello che vuole e mi consegno nelle vostre mani. Da dove altro si vede? Altro passaggio di Giovanni. Pietro prende la spada, mazza tutti, no, non è possibile, fermo, metti la spada nel fondo, io devo fare quello che vuole mio padre, lo voglio fare, quindi stai buono. Altro passaggio in cui si vede, quando Pilato gli dice, uè, che fai, non parli? Tu non sai che io ti posso mettere in croce o mandare libero? Cosa risponde Gesù? Tu non hai nessun potere su di me, e non lo avresti se non ti fosse stato dato dall'alto. Cioè, capite che il figlio c'è Dio, il giudice dell'universo, il signore dell'universo, quello che gli basta uno sguardo, un battito di ciglia per far tremare le schede degli angeli, che è sottoposto a un giudice pagano e corrotto come Pilato. Capite? Allora, questo messaggio di San Giovanni, guardate come messaggio di una speranza solare, capite? Perché le tragedie nostre umane, ecclesiali se vogliamo, sono tutte sotto il divino controllo. È vero che la passione è l'opera del diavolo con l'antonomasia, è il concentrarsi di tutto il male, tutta la violenza che si scatena contro il figlio di Dio fino a ucciderlo, ma attenzione, tutto questo avviene dentro un progetto ben disposto e ben voluto. Tant'è vero che oggi viviamo questa celebrazione, dopo domani ne vedremo un'altra dalle ben differenti note, che però passa attraverso questa. Capite il grande messaggio? Allora, nella seconda parte della celebrazione adoreremo la croce. Questo gesto ha due significati. Prima, un atto di adorazione e di amore verso Gesù. Quando si arriva davanti alla croce si fanno due cose. Si genuflette in adorazione. Attenzione a riscoprire l'importanza di questo segno. Anche prima la morte di Gesù, tutti in ginocchio davanti a Gesù. Ecco, qualche giorno fa ci ha rifatto risentire la sua gradita voce il Papa Emerito Benedetto XVI, quando era Papa, ha gridato al mondo: davanti a Gesù ci si mette in ginocchio. Capite? Perché è il gesto di adorazione per antonomasia, come scrisse già da teologo e da cardinale. E poi in bacio, è un bacio liturgico. Sapete che il bacio è il gesto dell'amore per antonomasia, no? Sono due volte durante l'anno in cui si bacia Gesù, vi ricordate? Si bacia Gesù bambino, il Dio fatto carne, il giorno dell'Epifania,
ma quello è un gesto opzionale, non è proprio previsto dalla liturgia. Invece il gesto di oggi è proprio un gesto previsto da questa liturgia. Il bacio a colui che è morto per te, che è minimo, è l'espressione del nostro amore. Però facendo il crocifisso, noi dobbiamo anche, adorando la croce, adorare le nostre crocifici, le nostre croci, riconoscere che nelle croci della nostra vita passa la volontà di Dio e il disegno di salvezza che Dio ha per noi e per le persone che stanno intorno a noi. Perché la croce è salvezza. Gesù l'ha presa per tutti, ci dà una piccola parte per ciascuno, perché anche noi possiamo cooperare nella sua opera purifica. Quindi capita una disgrazia se ci ribelliamo a Dio, se diciamo perché tutte queste cose qui, non abbiamo capito niente di quello che è accaduto oggi, zero. Perché come dicevano le nostre nonne, non si muove foglia che Dio non voglia. Per cui se arriva una croce, una sofferenza, per quanto possa sembrare brutta, assurda, senza senso, eccessiva, quello che vogliamo, Dio sa perché. Lo sapeva oggi e lo sa in tutte le croci che dispone o permette nella vita dei suoi figli. Questo è il grande messaggio di questo giorno. Una celebrazione austera, bellissima, ma che sia per la speranza che comunica un grandissimo senso a tutti coloro che vi partecipano. Ora ci raccogliamo per un istante in silenzio, dopodiché parteciperemo tutti insieme alla preghiera universale e poi al gesto della adorazione della croce. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.